Buonasera a tutti gli amici e le amiche, ovviamente, del Centro Pannunzio e anche a tutti gli amici che ci seguono. Questa è una trasmissione che si inserisce nel programma che Carla Soddini ha organizzato, ha promosso, ha ideato in occasione dei 55 anni del Centro Pannunzio. Ci siamo aggiornati rispetto agli anniversari che magari abbiamo festeggiato negli scorsi anni, ad esempio quando abbiamo compiuto 50 anni e anche in precedenza, e abbiamo pensato che avesse un significato fare queste iniziative su internet. Anche perché abbiamo constatato nel corso dei 2 anni di pandemia che quando siamo stati costretti a fare delle iniziative su internet, noi abbiamo avuto dei risultati impensabili fino ad allora. Cioè, nel senso che il Centro Pannunzio si è ampliato notevolissimamente, non solo nel senso della partecipazione di persone, di migliaia e migliaia di persone, ma anche nel senso dei suoi associati in tutta Italia. È stato un balzo in avanti estremamente significativo. E quindi ecco l'opportunità di festeggiare questi 55 anni. Per fortuna non più con gli obblighi della pandemia, ma come scelta allargata, ecco, allargata a un pubblico decisamente più ampio, decisamente più ampio. E io ringrazio Carla Soddini di aver organizzato questo ciclo e noi oggi abbiamo un ospite molto importante, Isabella Ciobino, a cui voglio rivolgere un particolare ringraziamento a nome del Centro Pannunzio. Io voglio ricordare i rapporti che abbiamo intrattenuto con Mario Tobino in anni estremamente difficili, perché se è vero che Basaglia è stato il protagonista della riforma della psichiatria, nella realtà piemontese noi abbiamo avuto tantissimi psichiatri che si schierarono dalla parte di Basaglia. La chiusura del manicomio di Collegno, ad esempio, venne vista come una grande conquista civile. E noi come Centro Pannunzio invece invitammo proprio Tobino a parlare a Torino di questo argomento. E fu una grande occasione, importante occasione, che diede anche una prova dell'anticonformismo del Centro Pannunzio, perché la riflessione pacata di Tobino, una riflessione non ideologizzata, ma nata dall'esperienza proprio di medico
all'interno della realtà della psichiatria italiana, fu una scelta coraggiosa e importante. In particolare nel quadro torinese in cui c'erano solo persone entusiaste della scelta di Basaglia, l'aver invitato lo psichiatra e lo scrittore anche, ecco, a parlare di questo argomento, resta, direi, una delle cose più importanti e significative che abbia fatto il nei 55 anni. Quindi ricordare Giobino, che ovviamente lo sottolineo, ma lo darei per scontato, ecco, fu in rapporti di amicizia con Mario Pannunzio, ecco, aver incentrato questo discorso sulla sua figura, avendo la figlia come interlocutrice e protagonista dell'incontro di oggi, io credo che sia estremamente importante. Non aggiungo altro perché vorrei soprattutto ascoltare. Ecco, ovviamente conduce Carla Sodini, come ha fatto sempre in precedenza. Grazie professore e grazie a Isabella Tobino che ha accettato questo invito. In effetti per noi è veramente un piacere e un onore averla qui in questa serie di incontri, perché Isabella Tobino svolge a livello non soltanto lucchese, ma a livello nazionale, un compito molto importante, un ruolo molto importante che va anche oltre la figura stessa di un grande scrittore come Mario Tobino. Adesso diciamo qualche cosa, qualche cenno biografico sul nostro personaggio di oggi. Allora, Isabella Tobino, nipote del medico poeta Mario Tobino, è nata a Viareggio. Dopo aver conseguito la maturità classica all'Istituto Statale Santissima Annunziata di Firenze, si è laureata in lettere all'Università di Pisa e ha svolto attività di insegnante presso gli istituti di istruzione superiore fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Che poi, che sia una pensione, cara Isabella, è tutto da dire. Dall'insegnamento, Ha cambiato dall'insegnamento. totalmente lavoro. Si è sempre impegnata, tra l'altro, oltre questo, nel volontariato, svolgendo servizio attivo in AGESCI, nella Croce Rossa e nel Rotary Club. Attualmente svolge l'incarico di presidente della Fondazione Mario Tobino, partecipata e sostenuta dalla provincia di Lucca, dal comune di Lucca, dal comune di Viareggio, dall'azienda ASL Toscana Nord-Ovest, dagli eredi di Mario Tobino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La Fondazione Tobino ha sede all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, nel comune di Lucca, dove il medico scrittore ha operato e contribuito alla disciplina scientifica per più di 40 anni. Allora, ancora prima di parlare del rapporto fra Pannunzio e Tobino, che è un po' il tema centrale di questa conversazione, io vorrei chiedere a Isabella Tobino se ci racconta qualche cosa della Fondazione Tobino. È naturalmente una fondazione molto conosciuta a livello italiano anche, però è sempre bene conoscere dal diretto interessato, dal presidente, quali sono le prospettive, i compiti, la finalità di questa fondazione. Bene, io vi ringrazio infinitamente, ringrazio Carla, ringrazio Pierfranco per questo invito che mi è stato rivolto dal Centro Pannunzio, nome che nella mia gioventù è sempre risuonato nelle mie orecchie
proprio perché, insomma, Pannunzio in casa Tobino a Viareggio era molto ammirato e molto amato anche da mio padre. E quindi ecco, mi riporta anche un po' indietro negli anni della mia gioventù. La Fondazione Tobino, bene, la Fondazione Tobino è nata nel 2006 per volontà esplicita di Italia Sacchi, che era allora presidente della provincia. È nata come fondazione pubblica, quindi con uno statuto ben preciso che imponeva fosse il presidente della provincia. Finché siamo rimasti sotto l'egida della provincia, e questo è stato fino al 2015 circa, presidente era scontato che fosse presidente perché chiaramente era la provincia che governava la fondazione. La fondazione anche in quel periodo ha svolto una grande attività, la finalità per cui Italia Sacchi ha voluto che nascesse la Fondazione Tobino, era stata proprio quella incentrata molto sul personaggio di Tobino, sia come letterato sia come psichiatra, proprio per tramandarne l'eredità culturale, l'eredità letteraria, quindi proprio incentrata sul personaggio. Tant'è vero che abbiamo fatto anche numerosi convegni di letteratura guidati, un po' il padre letterario della fondazione è stato ed è Giulio Ferroni, che ci è stato sempre molto vicino, con grande entusiasmo e con la passione che lo contraddistingue. Eravamo un pochino più incentrati proprio sulla personalità letteraria di Tobino. Poi le vicissitudini varie che ci sono state, la provincia che doveva essere chiusa, tutte le altre associazioni che formavano la fondazione, che chiaramente la fondazione dipendeva dai contributi che gli venivano erogati da questi enti, man mano tutti si sono ritirati e la fondazione aveva rischiato un momento di grande drammaticità e aveva rischiato la chiusura. In quel momento è intervenuta la Fondazione Cassa di Risparmio, che non so, Carla lo sa sicuramente, ma insomma, bene che tutti lo sappiano, per Lucca è come la grande madre, ecco lei che collabora con tutti i lucchesi e con tutta la cultura lucchese. Collabora dal punto di vista proprio materiale, quindi gli dà la possibilità di vivere contribuendo economicamente. E così ha fatto anche con la Fondazione Tobino, ci ha preso sotto la sua protezione, ne è diventata la maggiore chiaramente azionaria e quindi ha espresso lei la presidenza della fondazione. La fondazione è diventata mezzo pubblica e mezzo privato, sono rimasti i nostri soci, sempre il Comune di Lucca, il Comune di Viareggio, la provincia, la ASL e gli eredi. La fondazione collabora con noi, collabora e ci finanzia soprattutto. Ed è lì che sono subentrata io perché Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio mi chiese se a quel punto volevo io fare la presidente della fondazione. Per me è stata una grande occasione perché avevamo già cominciato un po' a capire che sì, Tobino era importantissimo, l'eredità di Tobino era fondamentale, ma indubbiamente, come lui stesso scrive nei suoi libri, la mia vita è qui, è nel manicomio di Maggiano. E qui parto, qui ritorno quando torno dalle vacanze e qui si svolge tutta la mia vita. E quindi il manicomio di Lucca aveva un'importanza fondamentale, era inscindibile dalla vita di Tobino. E quindi abbiamo cominciato anche a valorizzare la parte monumentale del manicomio. Non è cosa semplice, è molto difficile perché la proprietà è dell'ASL, non è facile collaborare con la ASL di adesso, queste ASL di area vasta, che quindi sono molto complesse. Comunque noi ci tentiamo, sapete, la struttura ha bisogno di tante cure perché
è un vecchio convento, la parte più antica, è un vecchio convento, anzi, addirittura fondato da Matilde di Canossa e poi ampliato nel 1300 e divenuto manicomio nel 1773, proprio per volontà del Papa di allora, che ha voluto che lì fossero ricoverati i malati di mente che fino a quel momento, ahimè, finivano in prigione. È come manicomio, credo, il più antico d'Italia, quindi ha una storia lunghissima, ha bisogno di tante cure e non è facile poterlo curare, francamente. Però, nonostante questo, la fondazione sta portando avanti progetti proprio anche di recupero di tutta quella che era la storia di Maggiano. Perché stranamente il manicomio di Maggiano non è molto conosciuto. Dopo la legge 180 e dopo la sua chiusura, i suoi documenti sono rimasti chiusi negli scatoloni, non sono stati catalogati e per cui non è stato possibile studiare Maggiano. Per cui anche se uno fa delle ricerche online, può trovare pochissimo delle notizie di questo manicomio, che invece studiandolo era uno dei manicomi più all'avanguardia, dove si svolgevano delle attività, quella anche che viene chiamata la leggera cura, delle attività particolari per la cura dei malati, che sono state portate avanti dai vari direttori e da Tobino stesso, perché Tobino è sempre stato primario del reparto femminile, dal 1948 fino a quando praticamente è andato in pensione. Nel 1978, sì. E quindi meritava veramente uno studio sulla storia del manicomio per far capire quale fosse le attività, quanto fosse libero questo manicomio, quanto le attività fossero già molto aperte, quanti malati fossero già pronti per uscire, come venissero portati in gita, come facessero delle attività straordinarie, quale il Festival della Canzone, per cui erano invitati fino a, mi sembra, 17 manicomi da tutta Italia che venivano a Maggiano con i loro malati per cantare e suonare. Era uno spettacolo straordinario, ne sono state fatte 4 edizioni, nell'ultima ci sono state fino a 3.000 spettatori. All'interno del manicomio stesso, quindi niente di chiuso, un manicomio molto aperto, i malati erano portati in gita, facevano moltissime attività artistiche, sportive, e quindi insomma, merita di essere studiato proprio per capire come non tutti i manicomi avessero una conduzione chiusa, una conduzione in cui il malato, per carità, certo, dove il malato ha delle crisi di follia, dei deliri, è chiaro che lì è necessario in qualche maniera curarlo per far sì che questi deliri cessino, però la contenzione a Maggiano con l'arrivo degli psicofarmaci ben presto si è andata esaurendo e quindi era un manicomio degno di essere conosciuto e studiato. Per questo abbiamo riavviato tutti i lavori sull'archivio di Stato, dove sono depositati dalla ASL i documenti di Maggiano. Abbiamo recuperato quella che era la biblioteca storica di Maggiano, che era andata praticamente sott'acqua e quindi tutta ammuffita, e ahimè, per l'ASL doveva andare al macero, e invece siamo riusciti a recuperarla tutta. Adesso la stiamo catalogando, ben presto sarà messa online, e quindi anche questa potrà essere studiata e resa pubblica a tutti, così come l'archivio di Maggiano. Verso Natale sarà reso pubblico e si potrà incominciare a studiare, pur con le limitazioni della privacy, chiaramente, che contro quelle non possiamo assolutamente andare. Oltre a tutte queste attività, naturalmente
La fondazione fa anche convegni che spaziano dalla letteratura chiaramente alla psichiatria, all'arte terapia. Giusto all'11 di febbraio è stato fatto un bellissimo convegno in collaborazione con l'Università di Pisa, in particolare con la professoressa Riccucci, che si intitolava Le parole per dirlo, e affrontava lo studio, era molto interdisciplinare, affrontava lo studio della follia nella letteratura fino dai tempi del novellino. E poi abbiamo toccato invece anche argomenti, quale ci diceva il professore sul rapporto fra Tobino e Basaglia. E la cosa bellissima di questo convegno, che mi entusiasma sempre perché quando ci sono giovani presenti vuol dire che tutto riprende vita, è stata la presenza, la partecipazione attiva al convegno di almeno 7-8 studenti dell'Università di Pisa che avevano studiato particolari argomenti, anche la problematica di Basaglia, e hanno esposto quello che avevano trovato e studiato al convegno stesso. Quindi è stato un convegno molto vivace, proprio perché pieno di giovani menti molto attive. Mentre un mese fa abbiamo fatto un convegno di psichiatria e arte terapia con il professor Boccalon, che è presidente appunto della IAPS, e con la presenza della professoressa Argentieri. Del professore, adesso ecco qua che mi sfuggono i nomi, però la professoressa Argentieri, per esempio, non so se la conoscete, ma è una storica dell'arte che però studia la scrittura e la paragona a un'opera d'arte, ed è stata una cosa bellissima perché ha fatto un intervento su una scrittura di un malato di mente e ne è venuta fuori una rappresentazione artistica di questo tipo di scrittura, perché proprio i malati usavano modi particolari, non hanno la linearità nostra nella scrittura, no? A volte scrivono per verticale, a volte orizzontale, a volte ondulato, a volte sembra che addirittura facciano sì, come dei quadri. Anche lei appunto ci ha presentato questa scrittura al di là del contenuto, proprio da come si poneva sulla carta come un'opera d'arte. Ed è stata una cosa per me veramente entusiasmante. Accanto a lei c'era il professor Pazzagli, anche lui è una persona meravigliosa, uno psichiatra straordinario, e che ha fatto degli interventi veramente unici. Poi è venuta la professoressa Dell'Osso. E quindi anche lì hanno partecipato molti giovani perché dava appunto il punteggio classico che è necessario nei convegni. Quindi è stato anche lì molto, veramente molto partecipato. Poi lavoriamo con le scuole perché abbiamo pensato di fare un premio Mario Tobino per le scuole. Siamo già alla 17ª edizione. Cominciamo dalle elementari e arriviamo alle superiori. I ragazzini delle elementari, a cui viene dato un tema su Tobino, quest'anno era Tobino, la famiglia e le famiglie, fanno dei lavori meravigliosi, meravigliosi, perché le loro insegnanti sono straordinarie, hanno una capacità creativa e guidano questi bambini in una maniera stupenda. Alle superiori l'aspetto cambia e allora abbiamo deciso di fornirgli noi un servizio, invece di fare lavorare gli insegnanti, per cui li facciamo una scuola di scrittura creativa che partecipano i ragazzi che vogliono spontaneamente, si possono iscrivere e poi alla fine producono qualcosa. Ecco, producono qualcosa e vengono premiati, chiaramente i migliori vengono premiati. Quindi noi le attività adesso stiamo portando avanti la rimessa a posto del vecchio laboratorio, del laboratorio storico, perché a Maggiano, prima chiaramente dell'arrivo degli psicofarmaci e non conoscendo le motivazioni per cui improvvisamente la mente umana perdesse l'ordine normale del proprio ritmo, si facevano anche i cadaveri di alcuni malati, soprattutto i cervelli, venivano sezionati, venivano studiati per capire se nel cervello si potesse ritrovare la motivazione della malattia.
noi possiamo ricostruire perfettamente quello che era il laboratorio antico, perché abbiamo tutti gli strumenti. Il laboratorio è ancora intatto, diciamo, i tavoloni, la cappa, e quindi potremo ricostruirlo e così far vedere, portarci visitatori e far capire anche quello che si faceva tanti anni fa nell'ambito della psichiatria. E anche qui, aumenteremo un po' quello che è il nostro percorso museale. E non scordiamoci che quando si visita la Fondazione Mario Tobino, le visite sono mensili, sono due al mese di diversa tipologia, e soprattutto con quella che noi chiamiamo Sorella Follia si possono visitare anche le stanzette dove Tobino ha vissuto per 40 anni, che sono due stanze piccole, senza bagno, che uno si chiede: ma come ha fatto a viverci oggi, come siamo abituati noi, che vogliamo avere tutto a disposizione? Come ha fatto Tobino a vivere in queste due stanzine piccole per 40 anni? Eppure lui ha scelto di vivere lì. E lo dice anche in una intervista. Dice: sì, ho vissuto lì e ci sono stato proprio bene. Era il mio luogo preferito, il luogo dove io potevo scrivere tutte le mie opere, il luogo che mi ha dato l'ispirazione per tutta la vita. E queste stanzette credo che creino emozioni in tutti, e in me particolarmente, devo dire che ogni volta che c'entro dentro, insomma, il mio cuore batte, ecco, senz'altro. Se vuoi, Carla, vado avanti ancora, però. Andiamo un pochino, entriamo forse un pochino più nel merito della nostra conversazione di oggi. Comunque, quanto detto da Isabella Tobino vi fa capire non soltanto il suo impegno, ma anche l'importanza di Maggiano, l'importanza anche che sta assumendo progressivamente, non soltanto legato come luogo legato a Mario Tobino, ma anche come luogo di conoscenza di tanti problemi che hanno una ricaduta sul presente molto molto importante. Ah, Allora, ecco, aspetta, mi ero scordato di dirti che dall'anno prossimo entreremo con l'ASL in un progetto di formazione, ossia alcuni corsi di formazione per i collaboratori psichiatrici, infermieri, tutti coloro che purtroppo è necessario ci siano per permettere la cura di coloro che hanno qualche fragilità mentale. Ecco, questa formazione in alcune parti verrà fatta anche in Maggiano, proprio nella volontà di eliminare lo stigma di manicomio e di dimostrare che questo luogo può essere nuovamente attivo per contribuire a un miglioramento della cura della salute mentale. Questo per noi è un grande successo, eh? Abbiamo fatto anche borse di lavoro, abbiamo ospitato una signora che aveva qualche problema di salute mentale, è stata con noi per un anno, ha lavorato accanto alle mie segretarie con il computer, ci ha aiutato, è stata un'esperienza molto bella per noi e anche lei era molto contenta, devo dire, di questa esperienza, ecco, vissuta insieme. Quindi è stato anche questo molto bello. beh, Tobino, se non mi sbaglio, arrivò a Lucca nel 1942. Comunque era già abbastanza in contatto con altri scrittori, letterati lucchesi. Si trovavano al Caffè Pult, dove tra l'altro figurava sempre, torreggiava la figura di Enrico Pea. Tobino però aveva conosciuto ancora prima Mario Pannunzio, se non mi sbaglio nel 1933, e non era stato un incontro tanto felice, è vero. Lui gli aveva mandato un testo intitolato, mi sembra, Notazioni per oggi, e Pannunzio gli aveva gentilmente risposto che non era assolutamente interessato Interessato a a niente. questo. A questo. Quindi dobbiamo aspettare il 1949 perché
Tobino sarà fra i primi scrittori lucchesi, ma in realtà fra i primi scrittori in genere a pubblicare sul Monto. Ed è lì che comincia un rapporto più positivo, sempre abbastanza contrastato con Pannunzio. Ecco, ci vuoi un po' raccontare la storia di questi due personaggi tanto importanti, uno nell'arte, diciamo, uno nella letteratura e l'altro nel giornalismo? Mi si lega anche poi a un'altra richiesta che ti voglio fare, sì. Che mi incuriosisce tanto, perché tu nella tua biografia, quando hai accennato a Tobino, lo definisci medico-poeta. Ecco, questo a me piace, a me personalmente piace molto. Però cominciamo di qui, perché Tobino medico-poeta? No? Ancora più. Devi sapere che lui nasce come poeta, nasce come scrittore di poesie. E infatti le sue prime produzioni sono propriamente delle poesie. Quando era ancora giovanissimo, 20 anni, 24 anni, lui scrive poesie e le manda al Selvaggio. Le manda al Selvaggio per vedere se, insomma, qualcuno gliele pubblicava, insieme a anche a altre riviste. Ma il Selvaggio è stato il primo che gli ha pubblicato la prima poesia. E lui l'ha scoperto per caso, perché è andato dal giornalaio, un vecchio giornalaio, che adesso purtroppo è chiuso a Viareggio, ha comprato il Selvaggio, l'ha aperta e ha trovato la sua poesia pubblicata. Non era come oggi che le notizie ce le passiamo velocemente. Quindi non era così. E quindi lui si emoziona tantissimo, era il mese di agosto, e si mette sotto un terrazzo perché arriva un temporale agostano di quelli che una volta erano caratteristici del mese d'agosto, e quindi mentre piove lui sotto un terrazzo si mette a leggere la sua poesia e è entusiasta di questa cosa. Finalmente ha raggiunto la possibilità di essere pubblicato. Ora Tobino nei suoi diari, fin da giovanissimo, fin da quando ha cominciato a scriverli, e siamo negli anni 42-43, da sempre, continuamente, dice che lui dalla letteratura si aspetta onore e gloria. E lui vuole essere chiamato poeta, in primis, e poi medico. Perché lui è diventato medico seguendo il consiglio del padre, perché il padre gli aveva detto: se vuoi fare il letterato, guarda di crearti un lavoro che ti renda indipendente. E così Tobino ha fatto. Si è laureato, chiaramente, anche la passione per la medicina, però si è laureato per avere un lavoro che gli ha permesso di essere un poeta e uno scrittore, successivamente, assolutamente libero. Perché non era attraverso la letteratura che si manteneva. Una cosa è una gloria, e una cosa è avere la possibilità di poter certo. Ecco, quindi lui era libero di accettare o meno che qualcuno pubblicasse le sue opere, e era libero anche di rifiutare alcuni che glielo chiedevano se non corrispondeva a quello che lui voleva, perché aveva sua occupazione e quindi era assolutamente indipendente. Non dipendeva dalla poesia, da cui sperava di avere gloria, quello sì, ma la sua professione lo aiutava a essere completamente libero. Questo lui lo dice tantissimo nei suoi diari, lo dichiara apertamente nelle interviste, e ringrazia sempre suo padre di avergli dato questa indicazione, perché Tobino, è chiaro, è un uomo libero. È un uomo libero e scrive e dice ciò che vuole, anche nelle poesie, quando vuole e come vuole. Non accetta nessuna limitazione, mai. E allora io, per rispondere un pochino alla tua seconda domanda, chiaramente quando lo zio pubblicava sul Mondo,
che io vedevo arrivare in casa settimanalmente, vedevo questo grande giornale che arrivava, ma io ero ancora una ragazzina, per cui lo guardavo, ma francamente non è che lo leggessi, perché insomma erano anni, non avevo ancora 20 anni, quindi non c'erano questi interessi particolari, no? Però vedevo girare mio padre, invece era appassionatissimo del mondo, e si rinchiudeva sempre in sala con questo giornale che sfogliava queste belle pagine enormi, almeno a me sembravano enormi in quel momento. Era grandino. Era grandino, no? Ecco, Sì. e infatti papà era appassionatissimo. Ora io, per partecipare con voi a questo anniversario, sono andata alla Fondazione Ragghianti. Prima di ricevere la tua lettera, sono andata alla Fondazione Ragghianti perché sapevo che lì c'era il fondo della biblioteca di Mario Tobino e c'erano anche tutte le pubblicazioni del mondo, i fogli in cui lo zio aveva pubblicato. E me li sono guardati tutti e mi sono fatta anche un'idea un po'. Ora, d'altronde, il mondo è sempre stato una settimanale di politica, di cultura estremamente libera, no? È stato un giornale dai contenuti liberi in contrasto con quelle che erano le due ali sinistra e destra che erano nella politica italiana, no? Ecco. E lo zio mi sembra che vi abbia pubblicato in anteprima gran parte di tutte quelle sue opere che poi sono confluite nei libri. E mi ha dato la sensazione che fosse come una prova continua per vedere anche che reazione potessero avere questi scritti una volta che fossero resi pubblici. Perché io me ne sono resa conto adesso, francamente. Invecchiandosi matura un po', me ne sono resa conto adesso che lo zio scriveva notizie che in quei tempi, anche se lui cambiava i nomi alle persone, però il suo modo di descrivere è talmente preciso, talmente dettagliato, indica talmente bene le caratteristiche delle persone che queste sono riconoscibilissime. Non c'è niente da dire, si riconoscono subito le persone. Ecco, lui scriveva degli apprezzamenti su dei personaggi con grande libertà e grande coraggio, perché in quei tempi non era ancora tanto sopita, la problematica dei vecchi fascisti, erano ancora vivaci, forti. Io stessa ho avuto un'esperienza personale che mi ha fatto riflettere su questo argomento quando ho visto che lì erano stati pubblicati proprio su quel giornale questi passi, molti del clandestino, in periodo decisamente antecedente poi alla pubblicazione del clandestino. Mi sembra che è cominciato nel 1956 a scrivere passi che poi, d'altronde, vabbè, il clandestino ha una elaborazione lunghissima, perché lo zio comincia già nel 50 a scrivere foglie su foglie, ogni tanto nei diari annota: sono al foglio 1560 di quello che poi sarà il mio libro sulla Resistenza. È arrivato fino a 4.000-4.500 fogli, che poi chiaramente ha riunito insieme e rielaborato. Però questi personaggi che lui descrive erano personaggi famosissimi a Viareggio, famosissimi. E lui dimostra un grande coraggio a metterli così pubblicamente, no? A darli in pasto alle persone. Per me è stata una scoperta straordinaria. Quindi veramente nel mondo c'era questa libertà
di poter esprimere il proprio pensiero. E forse, non lo so, dico io, a Pannunzio questo piaceva anche. Guarda che io ne ho pagate le spese, di questa libertà di Tobino, perché i miei professori a scuola mi hanno punito, per la libertà che lo zio aveva avuto, perché un mio professore era il fascista che lo zio ha nominato nel libro. Mi ha bocciato, mi ha costretto ad andare in collegio, mi ha costretto ad andare via dalla scuola di Viareggio. Quindi ne ho pagate le conseguenze. Eppure lui ha scritto liberamente ciò che pensava, pur sapendo che avrebbe colpito queste persone. E adesso, secondo me, mostra un grande coraggio. Una cosa a cui non avevo mai pensato con precisione, però ritrovandole lì nel mondo mi hanno fatto veramente, veramente riflettere, anche perché proprio ho pagato di persona poi la vendetta di coloro che lo zio aveva trattato in qualche modo, non proprio in maniera molto dolce, perché lo zio quando scrive, lo avrei visto, insomma, piuttosto tranchant, insomma, non è che le manda a dire le cose, le descrive in quella maniera, con quella ricerca delle parole precisa, e che è molto forte, insomma, molto tagliente. E questi personaggi, indubbiamente, anche un medico che è rappresentato lì nel clandestino, male, veramente rappresentato veramente male, veramente male, perché non aveva contribuito alla causa dei partigiani che stavano nascendo. Era un medico bravissimo, ha tolto il saluto alla mia famiglia, e sono dovuti nascere i miei figli perché io potessi recuperare questo rapporto, perché aveva creato veramente una problematica, ecco, a Viareggio, in noi che vivevamo nello stesso ambiente. Ecco, quindi era come se il mondo gli fosse servito per tastare il terreno, per poi pubblicare il libro. E credo che a Pannunzio queste prove, questa dimostrazione di estrema libertà di Tobino nello scrivere, credo che forse gli sia piaciuta, e forse anche per questo è continuata questa unione così a lungo, no? Perché insomma, ha scritto veramente tanto, ha pubblicato veramente tanto E sul beh, mondo. hai iniziato nel 49 e addirittura ha continuato a scrivere per il mondo quando il direttore non era più Non era Pannunzio, più perché era Pannunzio, morto, ma sì. era Arrigo Benedetti, fino Certo. al 66, 1974. Quindi 74 addirittura, mi ecco. sembra di capire che sia stato uno degli scrittori più longevi, no? Sulle pagine del Certo, mondo. certo, Cioè, anch'io certo. mi sono fatta un'idea. Cioè, Pannunzio, penso, che non apprezzava molto di Tobino, soprattutto all'inizio, proprio questo taglio poetico-letterario che lo portava talvolta cioè, un sentimentalismo che il giornalista non amava. Però, come dici giustamente te, Pannunzio di Tobino ammirava molto il coraggio, la libertà, tant'è vero che Tobino sarà uno dei pochi nel 1966, quando il giornale chiude, che scriverà un bellissimo articolo su prospettive socialiste, proprio per dire a voce alta appunto che il mondo di Pannunzio era stato uno dei giornali più importanti del tempo, che aveva chiarito politicamente molte persone italiane quella che era la storia dell'Italia di allora, delucidandone tutte le questioni. Quindi scrive un articolo stupendo in un contesto in cui in realtà la situazione
avrebbe suggerito anche una maggiore prudenza. Ecco, e questo a me sembra molto bello. Fra l'altro, anche questo l'ho un pochino desunto in modo generale, ma tu me lo puoi confermare. Tobino ha anche un ruolo di trade union fra tutti gli amici giornalisti, scrittori, almeno di ambito toscano, ora poi non so a livello italiano, che lavorano, diciamo, in queste esperienze di giornali, no? Nei giornali di Pannunzio, nei giornali di Benedetti. E lui è un po' l'amico fidato, no? È il confessore a cui tutti si rivolgono nei momenti difficili. Ed è anche generosissimo, perché in più di un'occasione, ad esempio, sostiene economicamente questi amici anche proprio dando loro del denaro, non solo del consiglio, del conforto, ma proprio aiutandoli ad andare avanti. Ti torna questa immagine dalla tua prospettiva, naturalmente, di nipote, ma anche di studiosa del mondo di Tobino. Sì, mi torna perché sì, lo zio era molto generoso, non solo con gli amici giornalisti, gli amici scrittori, ma anche con tutto quell'insieme di pittori, di Arrigini, con cui lui amava sempre molto confrontarsi e confrontarsi, con cui amava anche darsi al piacere della vita, alle bevute notturne a Viareggio, perché insomma a Viareggio lui, fino a quando non ha avuto un infarto gravissimo, lui scappava da Maggiano la sera e veniva a Viareggio. E qui c'erano tutti gli amici di gioventù e qui si apriva una vita di libertà. E lui scrive nel diario: non capisco perché poi però alla fine pago sempre io. Lo Ecco, dice proprio, lo dice proprio, pari pari, c'era tranquillamente. Petroni, c'era Sì. Cesaretti, c'erano Esatto, tutti, c'era lo stesso Pannunzio quando d'estate andava in Versilia, anche lui talvolta partecipava alle riunioni al Caffè Margherita, no? E certo, e poi lo tuo c'avevano zio diceva: anche. non capisco perché pago Pago sempre io. sempre io, sì, lo Sì, scrive sì. proprio nel diario, dice non capisco perché alla fine pago sempre io. È Quindi molto bello questo. andavano anche alla capanna dello zio Tom, che era Ah, ecco. davanti all'odierno Maestoso, adesso non c'è più, però anche lì era un punto di ritrovo molto, molto frequentato, ecco, dagli artisti, poeti, scrittori, giornalisti, qui nell'ambito viareggino. Tu hai fatto riferimento spesso ai diari, sono tutti pubblicati i diari? I diari, non nessuno. Allora, i diari sono pubblicati una piccola parte degli anni 50 e 51 nelle opere scelte di Tobino, nel Meridiano di Tobino, a cura di Paola Italia. Poi qualche altro piccolo sprazzo qua e là, ma i diari non sono stati mai pubblicati, nonostante la volontà di Tobino nei diari sia quella, lui lo dice proprio, io li scrivo perché poi vengano pubblicati. Sono diari molto importanti, sono più di 100 quaderni, sai, di quelli neri che usavano una volta col bordo rosso. Ecco, tutti i zeppi della sua scrittura. In certi periodi annotava giornalmente, in certi periodi invece era un pochino più allentata la scrittura. Come volontà testamentaria, lui aveva chiesto ai nipoti e ai nipoti di non pubblicarli prima che fossero passati 10 anni dalla sua morte. Ora, quello che è scritto nei diari, proprio in rapporto, proprio anche per quello che Pannunzio diceva, questa anche eccessiva libertà nella parola di Tobino, certe volte, certi tipi di descrizioni,
Nei diari è chiaro che il diario, essendo un oggetto personale, una scrittura personale della propria vita, questo si accentua ancora di più. E quindi certi personaggi sono trattati in una maniera piuttosto pesante. E allora mio cugino, saggiamente, essendo più anziano di tutti noi, psichiatra anche lui, ha detto: ah, fermi, tutti buoni, aspettiamo un po' di più. E in effetti, finora, questi no, per esempio, nei Meridiani, nella parte pubblicata nei Meridiani, c'è tutta una critica di Montale, di tutti gli scrittori italiani del periodo, in cui, insomma, ne dici di tutti i colori, di questi personaggi, invece che sono dei grandi, però a lui non piacevano. D'altronde io lo posso capire, perché un uomo che amava la vita come Tobino, che era così entusiasta di tutto, del mondo, dell'amore, dell'amicizia, della comunità, del vivere insieme, dei rapporti umani, e come fa a accettare un Montale con la sua disperazione di vivere? E non può essere, no? Cioè, sono in contrasto per forza, no? Sì, sono Sono personalità totalmente diverse. completamente diverse, quindi Certo. non potevano, no? Incontrarsi. Ecco, quindi, insomma, mio cugino ha detto: aspettiamo, aspettiamo ancora un pochino. Però la notizia che ti posso dare è che Mondadori ci ha fatto una nuova proposta e che quindi nel 2025 Che saranno bello. pubblicati i diari, epurati in qualcosa, soprattutto nelle parti familiari, ecco, diciamo, nelle parti dove si parla Certo. dei familiari, ecco, queste saranno epurate perché non hanno nessuna motivazione di essere resi pubbliche, però poi per il resto sarà un lavoro enorme perché è veramente tantissimo materiale che va studiato, va analizzato, perché insomma, ci vorrà una curatela non indifferente per poter pubblicare i diari, però finalmente verranno resi pubblici e scopriremo un Tobino particolare, un Tobino veramente quello che era l'uomo Tobino, verrà fuori con tutte le sue caratteristiche, tutte le sue peculiarità. Quindi sarà una pubblicazione molto, molto importante. Infatti, questa è veramente attesa come pubblicazione. Fra l'altro, ecco, quello che dicevi tu è giusto. Cioè, in fondo Tobino faceva una professione di medico, appunto, all'interno di un reclusorio. Insomma, era abituato a un contatto molto diretto anche col reale, con la sofferenza, e quindi reagiva anche a questo ambiente invece con una visione positiva, costruttiva, sempre anche rispettosissima nei confronti del malato. Quindi era una persona molto lontana, diversa da un poeta che della poesia aveva fatto il suo senso di essere, no? Completamente. E questo lo contraddistingue. Io personalmente, da più giovane, rammento il dottor Tobino, il quale si avviava verso la città attraversando praticamente la strada dove abitavo io. La riempiva tutta, nel senso, a parte la sua tazza piuttosto notevole, il suo bastone, ma era un voltarsi continuo, guardare intorno per cercare umanità e sorridere a questa umanità. E questa era una cosa incredibile. Io lo salutavo subito perché naturalmente, anche se non lo conoscevo, o meglio, l'ho conosciuto solo in un'occasione, mi faceva tanto piacere vedere questa persona che esprimeva vitalità, no? E questa Sì, era era così, era la così. stessa vitalità che era anche nei suoi racconti, perché Certo. ricordiamoci che poi, al di là di tutto, Tobino scrive per il mondo tra il 59, 58, 59, 65, quei racconti stupendi che poi confluiranno, come dicevi te, nel libro Sulla spiaggia al di là del Sulla spiaggia, molo. E certo. queste sono, insomma, tocco di chitarra per Scipione, tanto per dirne uno, la rotonda del Balena, insomma, che ricorda Bellissima,
Ah, sono ricordi meravigliosi. Io dico sempre che Viareggio, o meglio il comune di Viareggio, Viareggio, sì. dovrebbe sfruttare quel libro per farne un manifesto di propaganda della città ai Certo. turisti. Se non mi riesce, non ce la faccio ancora, non ce l'ho ancora fatta, ma è talmente la poesia che mette lo zio nel parlare della sua città. Lo sai che se sei venuta a Viareggio avrei visto che sulla parte esterna del molo c'è scritta la frase "In te son nata, in te spero morire", che è proprio della poesia Viareggio più bella dell'Oriente. Bene, questa scritta viene rinnovata tutti gli anni da dei giovani che di nascosto in notturna vanno e la ripitturano nuovamente perché sia sempre evidente. E ho scoperto dalla Capitaneria di Porto che addirittura quelle lettere servono come indicazione per i naviganti per l'entrata in porto di Viareggio, perché il porto di Viareggio si insabbia con facilità, in certi punti si può entrare, in altri no. E allora il navigante a seconda punta su delle lettere particolari e sa che puntando su quelle può entrare con facilità nel porto di Viareggio. Ma tu pensa, le cose più strane, però Sono il strane, ma cammino è anche sempre sono. lì, è sempre lì. Sono anche le più belle, cioè a volte sono storie che esulano un po' dallo spazio comune, no? Della cultura, di un certo modo di sentire la cultura, anche questo, vero? Tobino diventa un emblema fisso, ecco, un punto di riferimento fisso, anche se lui diceva che Viareggio gli ha dato i natali, ma Lucca l'ha accolto perché Nemo profeta in patria. E come sai, la storia del premio Viareggio per Tobino è sempre stata una spina nel costato, perché non è mai è riuscito a ottenerlo ormai in tarda età Sì, e con un libro su Lucca. esatto. Lui avrebbe voluto prima cosa sulla spiaggia di Lac del Molo, chiaramente, no? Essere riconosciuto nella sua città. Ma anche il titolo, La bella degli specchi, ovvero Lucida Manzi, era un racconto che era stato pubblicato Sul in mondo, prima istanza sul mondo. Anche in questo caso qui il mondo aveva sì, fatto da veicolo, no? E questo. Io guardo con terrore perché siamo già ai 57 minuti, quindi ci avviamo un po' alla chiusura. Chiedevo al professor Quaglieni se desidera appunto concludere con qualche sua considerazione questa conversazione così ricca e così interessante. Io ho seguito con estremo interesse e mi auguro che ci sia la possibilità di organizzare qualche iniziativa insieme con la partecipazione di Isabella, non solo in internet, ma anche in presenza, in qualche iniziativa del Centro Pannunzio, che si può fare ovviamente in collaborazione con una fondazione così significativa e prestigiosa. Ma vorrei salutare da distante la dottoressa Patrizia Balpiani, che è la presidente nazionale dell'Associazione dei Medici Scrittori, che ci sta seguendo e che so che ha come associazione, ecco, ha avuto tra i suoi soci più autorevoli Tobino, anzi è proprio forse un caso emblematico quello di Tobino che è stato un medico scrittore, non uno scrittore e un medico. Ecco, No, no, no. altri hanno finito di far prevalere la loro attività di scrittori, secondo me soprattutto nel senso di lasciarsi condizionare, perché
bisogna considerare che la cultura italiana era una cultura in cui le egemonie finivano di prevalere, le ideologie finivano di prevalere, gli interessi anche finivano di prevalere. Ecco, in Tobino c'è questa libertà che gli è consentita proprio anche, non solo come scelta sua, ma anche come in rapporto alla sua attività, no? Che non si fonda sul fatto di scrivere. Ecco, ecco i medici scrittori, ecco, sono di due categorie. Ci sono i medici che hanno abbandonato la medicina per fare gli scrittori o altro, anche i pittori, gli scrittori, i senatori e via discorrendo. Ecco, ci sono invece, e sono molto più infrequenti, i medici che hanno continuato a fare i medici pur avendo raggiunto il successo letterario. Ecco, perché c'è questo aspetto da considerare, perché un conto sono i medici che fanno come un'attività secondaria quella di scrivere, ecco, e non raggiungono la notorietà, ma in Tobino invece c'è proprio lo scrittore di fama, di successo, che però mantiene la sua indipendenza a priori, cioè svolgendo la sua attività di medico. Ecco, io volevo appunto evidenziare questo aspetto anche in rapporto a questa associazione dei medici scrittori con cui il Centro Pannunzio ha collaborato e credo, se non vado errato, anche la Fondazione ha collaborato, certo, mi sembra, con l'associazione dei medici scrittori. La dottoressa Patrizia Valpiani è una esponente autorevole anche del Centro Pannunzio. Sì, infatti mi aveva avvertito che ci sarebbe stata presente. L'anno scorso hanno fatto il convegno dei medici scrittori, l'hanno fatto a Viareggio e sono venuti in visita a Maggiano. Quindi ecco, lì ci siamo particolarmente conosciuti e adesso poi l'attendo a Viareggio perché lei abita, c'ha una casa anche vicino a Pietra Santa. Quindi faremo un incontro, ben volentieri accetto l'invito di collaborare, di fare qualcosa insieme. Io sono sempre disponibile e aperta per portare avanti la memoria di Tobino e l'importanza di Maggiano, del suo modo anche di intendere la cura del malato, che credo che abbia, specialmente oggi, siamo in un momento in cui dobbiamo veramente darci da fare tutti quanti per far sì che i malati, la fragilità mentale venga curata, venga accolta dalle persone come una malattia che può capitare a tutti, ma che ha bisogno assolutamente di cure particolari, di luoghi particolari dove essere curata, perché altrimenti poi assistiamo a queste tragedie che ci hanno travolto ultimamente. E anzi, io quando inaugurerò lo dico anche qui, quando inaugurerò, e sarà molto presto, il laboratorio a Maggiano, lo intitolerò proprio in memoriale Barbara Capovani, perché non si può, la sanità non può avere questi rischi, i medici non possono vivere con questo rischio continuo di essere attaccati. Quindi veramente è il momento in cui lo Stato prenda in mano la situazione e provveda, ma veramente adesso è necessario, assolutamente indispensabile. Quindi tutto ciò che si fa per far conoscere, per promuovere tutte queste vie che si possono percorrere, che ce ne sono tante, ben venga, e sono felicissima di poter collaborare anche con voi, di poter parlare insieme, di
poter fare qualcosa. Quindi io vi ringrazio tantissimo per questo invito, questo onore che mi avete dato. Ringrazio Carla per la sua gentilezza e per l'amicizia che mi ha saputo donare, che spero di poter coltivare ancora in futuro. Quindi grazie di tutto. E noi ringraziamo te con un a presto, perché naturalmente accettiamo questo bellissimo invito e vi posso garantire che visitare il manicomio di Maggiano così nella sua interezza di luogo di cultura, di luogo di promozione di un progetto anche umano importante, e come luogo anche di spazio di architetture antiche, è veramente un'avventura bellissima, è un po' insomma un'esperienza meravigliosa su per le antiche scale, no? Certo, su per le antiche scale. Noi vi invitiamo tutti, faremo una scena nel nostro giardino davanti a Casa Medici nella sera del solstizio d'estate, con visita, spettacolo, musica, tutto a Maggiano, anche in una sera di serenità. Quindi, se volete venire, fatecelo sapere, che saremo molto contenti. Mi sa che avrei molti ospiti quest'anno. bene. Allora, il nostro tempo è finito, vi ringrazio. Grazie. Tanto. Pierfranco, possiamo chiudere? Senz'altro, io direi, se ritieni, che tu annunci il prossimo incontro. Adesso sì, allora il prossimo incontro sarà il 25 maggio, sempre giovedì, alle ore 18, con il professor Dino Cofrancesco, che ci parlerà di Pannunzio e Croce. Quindi vi aspettiamo il prossimo giovedì. Grazie per l'attenzione e arrivederci ancora alla Isabella Tobino, ringraziandola per la sua cortesia e per la sua presenza. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci.